Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Giovedì 2 maggio alle ore 17:30 presso lo spazio incontri di Fondazione CRC a Cuneo verrà presentato Effetto Piemonte. Ne parliamo con Luca Ballarini di Torino Stratosferica che ha curato il progetto. Ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie per avermi con voi. Come nasce questa ricerca e quale obiettivo si pone? Allora, la ricerca nasce dal lavoro fatto appunto da Torino Stratosferica in precedenza, quindi dal 2014 in poi, in questi anni, sulla città di Torino, per creare un'immagine della città che riuscisse a restituire la parte più ambiziosa di trasformazione urbana e non solo, anche di cambio di prospettiva e di punto di vista. È stato esteso quindi sostanzialmente questo modo di lavorare, questo metodo di organizzare anche la narrazione intorno alla città su scala regionale, e questo lavoro è stato in qualche modo commissionato sia da Hangar Piemonte che da Visit Piemonte, quindi un lavoro che è partito come metodologia dalla scala urbana e che invece si è andato poi a misurare sulla scala regionale per capire come possiamo intendere l'immagine del Piemonte oggi e soprattutto quali sono i punti di forza in qualche modo della piemontesità e del suo essere creativa e industriosa, diciamo. Un percorso che ha coinvolto molte persone del mondo culturale. Sì, un percorso che appunto è partito con innanzitutto un lavoro che è durato 9-10 mesi e che è partito coinvolgendo tramite una serie di incontri e di sessioni di lavoro denominate visioning session, nel senso che quello che andavamo cercando era proprio di sintetizzare una visione sul futuro, ha coinvolto appunto un centinaio di persone, poco meno, quindi sono state moltissime le persone che hanno partecipato a questa serie di incontri tra giugno e settembre del 2018 e poi successivamente ci sono state anche una quarantina di interviste fatte singolarmente a una serie di persone che vanno da imprenditori a operatori culturali, persone che lavorano sul territorio, principalmente nell'ambito creativo, culturale e turistico. Ma non solo, perché comunque abbiamo cercato di affrontare questo progetto in modo, diciamo, cross-disciplinare e sfaccettato, proprio alla ricerca da un lato di questa piemontesità creativa, capire che cos'è e come si può raccontare. Dall'altra, un altro obiettivo ambizioso di questo progetto è proprio capire quali sono le visioni provocatorie a cui possiamo aderire, che possiamo lanciare in qualche modo, e sulla base di questo costruire un vero e proprio progetto di branding, quindi di costruzione di un'immagine per essere ben posizionati sul mercato. E questo progetto, come dicevo inizialmente, verrà dunque presentato giovedì 2 maggio presso lo spazio incontri di Fondazione e saranno presenti il presidente della Fondazione CRC Gian Domenico Genta, oltre a lei ovviamente e all'assessore alla cultura e al turismo della regione Piemonte. Quindi io direi che l'appuntamento è per giovedì 2 maggio alle ore 17:30. Assolutamente, consigliamo a tutti i curiosi, tutti quelli che hanno a cuore, diciamo, la nostra regione, la nostra terra, la sua imprenditorialità ad esserci, anche perché per chi partecipa ci sarà in omaggio una copia del libro, sono 100 pagine, ci sono molte idee, molte intuizioni, provocazioni, racconti e anche un po' di psichedelia visiva e grafica che non guasta mai, ecco. E noi salutiamo Luca Ballarini, curatore del progetto Effetto Piemonte, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.